Allora, mister, un punto guadagnato o 3 punti o 2 punti persi? No, una partita esaporanza per Roma sarebbe stata difficile, però almeno di qua giocarcela con personalità. Volevamo giocarcela, non volevamo fare barricate, penso che alla fine la partita in campo si sia vista da una parte e dall'altra, penso che sia stata una gran bella partita. Dispiace sicuramente per il gol perso, preso sul palo inattivo. A un certo punto della gara dove dovevamo stare forse un pochettino più su, ci dispiace un po' troppo e abbiamo preso questo gol sul palo inattivo. Peccato, perché volevamo fare bene, volevamo portare a casa 3 punti, ma non ci siamo riusciti. A livello tattico abbiamo visto un Fasano che nel primo tempo, comunque finché dopo non è passato una difesa a 4, abbiamo visto un Fasano veramente dirigente nel chiudere gli spazi di manovra. L'aveva pensata così probabilmente? Sì, l'avevamo preparata per non dare a loro la possibilità di spostare palla cercando sempre il quinto dall'altra parte, bloccando libertà. Volevamo togliere le possibilità di uscite e penso che siamo stati abbastanza bravi, soprattutto nel primo pressing. E poi quando il Nerva si è messa a 4, quel momento ci ha creato un po' di difficoltà, però penso che poi quando abbiamo letto ci siamo ricompattati e abbiamo continuato a fare la nostra partita. Forse abbiamo lasciato un po' di campo subito dopo il gol. L'episodio del gol annullato del Nardò? Non lo so, io non ero lì, non so se è fuori gioco oppure non lo so più. Sicuramente da rivedere. Già una partita difficile, mancato lo spunto sotto porta, possiamo dire. Tanto impegno, ma è mancato lo spunto e il tiro. Sì, è stata una partita difficile, diciamo, è stata una partita da parte nostra sottotono quest'oggi. Siamo consapevoli di questo, però credo che da questo pareggio comunque significa che non abbiamo mai mollato e quindi l'organizzazione comunque ci ha dato questo punto che prendiamo come positivo, no? Come un punto da ripartire, insomma. Com'è la tua condizione atletica adesso? In questo momento oggi sono stato contento dal mio punto di vista perché era da tanto che non facevo 90 minuti. Vengo da un lungo stop che è durato 5-6 mesi e quindi sono contento della mia condizione. Sto cercando di recuperare al massimo e mettermi a livello degli altri. E niente, insomma, sono in ripresa. Il gol annullato? Il gol annullato non so sinceramente se era fuori gioco o meno, però credo che comunque alla fine poteva darlo o non poteva darlo, io non lo so, non l'ho rivisto, quindi questo significa l'azione che ha portato al gol annullato, significa che comunque non abbiamo mollato di un centimetro. Sì, oggi sinceramente abbiamo avuto tante difficoltà, non è stata dal punto di vista della proposta, oggi penso che sia stata la peggiore partita di quest'anno, onestamente, nonostante ho visto un po' i dati, come sempre i numeri matematici ti danno un'idea della partita, però poi sono freddi, poi si vive la sensazione della partita. Mi hanno portato la scheda della partita, abbiamo fatto il 63% di possesso, però è stato un possesso mai con idea, mai con qualità, e quindi è stato un possesso piuttosto sterile. Non abbiamo sviluppato quello che avevamo provato in settimana, sinceramente è venuta fuori proprio la partita che non volevamo fare, è un dato di fatto. Probabilmente oggi io i complimenti ai ragazzi lo faccio uguale perché sinceramente ci hanno messo veramente il cuore oggi, cioè ci hanno provato in tutti i modi. Però sinceramente oggi penso, la mia percezione è che siamo arrivati proprio scarichi, anche proprio fisicamente. Soprattutto in mezzo al campo oggi hanno fatto un po' fatica, però bisogna anche tenere presente che noi abbiamo dei minutaggi incredibili in mezzo al campo. Cioè nell'ultimo mese Gigante, Bolognese e Bertacchi hanno fatto il 99% dei minuti giocati, quindi vuol dire che hanno sulle gambe un minutaggio importante, e oggi al termine di una settimana in cui abbiamo fatto 3 partite probabilmente l'hanno un po' pagato. Ho fatto rifiatare Gabo che domenica scorsa aveva finito
in affanno, cioè mercoledì, scusate, aveva finito in affanno, e una scelta potevo fare come per far riposare qualcuno, ne potevo far riposare solo uno, e quindi l'abbiamo pagato, abbiamo provato, ma abbiamo sbagliato proprio tanto, anche nel giro palla dietro. Non siamo mai stati veloci nella verticalizzazione, mai a trovare le linee di passaggio che volevamo, ci siamo mossi male, abbiamo occupato male gli spazi. Ripeto, oggi al di là dei numeri è stata una partita dove la squadra non ha proposto quello che per cui si allena la settimana, e quindi è venuta fuori una partita secondo me più vicina a quelle che sono le caratteristiche del Fasano. C'è una partita dove loro si chiudevano bene e ripartivano, e loro in questo sono molto bravi, avevamo visto i video, avevamo lavorato su questo, però nonostante tutto, quando sbagli tante palle in uscita poi inevitabilmente inneschi le ripartenze. Anzi, ragazzi, ripeto, con grande cuore sono riusciti pure a rimetterla in piedi. Io non l'ho visto, qualcuno mi dice che c'è l'immagine del gol, che forse non era fuori gioco, io non l'ho vista, ripeto, ma al di là di quello, sinceramente, se devo essere sincero, se fosse stato buono l'avremmo vinta per un episodio, non perché la meritavamo, onestamente. Quindi sì, Giorgio oggi penso che era veramente in affanno, poi ha preso una botta, quindi all'affanno fisico si è unito anche questa botta che ha preso, e alla fine non riusciva più a occupare lo spazio in mezzo al campo, stava facendo un po' di fatica, perché poi, ripeto, perdendo tanti palloni abbiamo costretto anche a fare tante corse indietro, e quindi ho voluto mettere Gabo per mettere un po' di gente fresca lì in mezzo, e sperando poi con i tre davanti, mi sono messo a due mettendo Alario un po' più alto, sperando con i tre davanti di trovare una giocata, perché oggi, quando ti rendi conto che poi con la manovra non riesci a produrre quello che vuoi, allora provi magari a sfruttare anche le individualità, e magari con Alario, con Mingiano, poi è entrato Cordella, e con Kere Mateng speravo di sfruttare una giocata. A sinistra l'abbiamo fatto bene con Alario che veniva e Leo è entrato. Forse oggi solo Versienti ha tenuto un range alto, perché ho visto i numeri, ha prodotto 14 palloni, che sono veramente tanti in una partita. È entrato tante volte, ha messo palloni interessanti, anche lì non siamo andati a chiudere in aria, però Leo ha speso tanto anche oggi, però ripeto, fisicamente abbiamo un po' pagato oggi, sono sincero. No, infatti io ripeto, ai ragazzi non posso rimproverare nulla, perché poi vedevo che c'era la voglia, c'era tanta voglia, però poi se non ti sorregge l'aspetto fisico e perdi lucidità, e oggi ne avevamo veramente poca, soprattutto, ripeto, in mezzo al campo, che poi è la nostra forza. Noi quando palleggiamo lì in mezzo siamo una squadra che proponiamo calcio. E oggi purtroppo abbiamo perso un po' di lucidità nel palleggio, e ripeto, è venuta fuori una partita che secondo me era più vicina a quelli che sono gli sviluppi del Fasano, cioè una squadra molto brava a ripartire con le due punte e con i due esterni, a ribaltare l'azione velocemente. Naturalmente se si sbagliano tanti appoggi e gli permetti di ripartire sempre nello spazio, si fa una grossa fatica. Oggi è venuta fuori, secondo me, la partita ideale per loro e non la partita ideale per noi. Mancano le conclusioni. Sì, no, ma oggi, ripeto, lo sto dicendo, abbiamo prodotto poco e mancano le conclusioni, perché poi una volta abbiamo sviluppato bene a sinistra, Lario l'abbiamo messo in condizione di calciare, ha preso traversa. E Leo è entrato 14 volte, ripeto, perché avevamo dei ragazzi che ci hanno aiutato, anzi li ringrazio, a prendere lo score della partita, e due palloni hanno passato tutto l'arco della porta e nessuno che entra a fare gol. È normale che se produci però poi non vai a finalizzare, ha voglia di dire la palla sta in aria. La palla in aria non entra da sola, la palla poi in aria bisogna andare a spingerla, e siamo mancati. Ripeto, fisicamente secondo me oggi abbiamo pagato un poco. La prima volta che vedo la squadra così, così stanca, così poco lucida nell'idea, perché poi per me è fondamentale avere un'idea di quello che si propone. Oggi nella proposta non abbiamo avuto una grande idea, sinceramente. E quando viene fuori, ripeto, una partita con azioni da parte, così, con ribaltamenti, noi andiamo un po' in sofferenza, perché in mezzo al campo abbiamo più palleggiatori che non gente di gamba che ti copre tanto campo. Quindi della classifica, cioè nella regione d'andata siamo a 25 punti, ci potremmo finire in zona playoff, insomma, sì. Nella valutazione generale, ora aspettiamo l'ultima partita del girone d'andata che faremo domenica prossima, non possiamo non essere contenti, è una parola grossa, visto che veniamo da 4 pareggi, diciamo che per come eravamo messi secondo me qualcosina ancora in più si poteva fare.
però poi ci sono tante difficoltà, ci sono tante situazioni. I ragazzi comunque si stanno spendendo, non ho visto nessuno oggi non voler dare una mano. Ripeto, forse con un po' di confusione, la voglia c'è, certo, la voglia se non è sorretta da un'idea, ripeto, da una lucidità, secondo me nel calcio serve a poco poi. Cioè sì, la voglia, corro, aggredisco, ma se non lo faccio con idea, se non lo faccio con un certo ordine, con una certa organizzazione, si corre a vuoto, anzi si rischia di fare peggio. Quindi oggi i ragazzi ci hanno provato, però ripeto, probabilmente da mercoledì non siamo riusciti a ricaricare le pile, è un dato di fatto. Quindi ci prendiamo per buono questo punto e continuiamo a lavorare sperando di chiudere in bellezza questa annata con una vittoria, perché comunque i ragazzi stanno facendo veramente tanti sacrifici e quindi secondo me si meritano ora di chiudere l'annata con un buon risultato.